E lo strumento Chromium 10X che ci è stato donato dallo IOR porta una grande innovazione presso l'istituto, cioè la possibilità di studiare i tumori a livello di singola cellula, capire quindi come sono fatti e capire il loro livello di complessità e di eterogeneità, e che fino ad ora rimaneva altamente inesplorata. Questo strumento ha tante possibilità, ci permette di analizzare le cellule tumorali anche quando sono poche, quando sono rare, ci permette di studiare tutto ciò che sta intorno al tumore per capire che cosa contribuisce allo sviluppo del tumore, alla resistenza alle terapie e alla ricaduta di malattia. E la differenza sostanziale, ciò che ci permette di fare questo strumento, è proprio studiare le singole cellule, mentre prima i sequenziamenti di nuova generazione ci permettevano di studiare il tumore soltanto nel suo insieme. E inoltre questo strumento ci permette quindi di andare ad una risoluzione sempre più microscopica utilizzando anche poche cellule. Questo è particolarmente importante, ad esempio, dopo terapia, quando le cellule tumorali rimaste sono molto poche, ma proprio studiare quelle poche ci può permettere di capire quali sono le cellule responsabili di una possibile ricaduta della malattia e quindi mettere in campo delle strategie per prevenirla. Questo strumento permette di capire quali sono le caratteristiche del tumore a livello del singolo paziente e quindi sia di seguirlo nel corso del tempo, prima della terapia, dopo la terapia, in caso di ricaduta di malattia, per capire come cambia il tumore, ma anche come cambia, ad esempio, il sistema immunitario del paziente in risposta alle terapie o a causa dell'evoluzione del tumore. E ci permetterà quindi di fare studi sia ampi a livello per confrontare fra di loro diversi pazienti, ma anche proprio per seguire l'evoluzione del singolo paziente. Lo strumento è stato recentemente acquisito dal laboratorio di Bioscienze e tutti i ricercatori, comunque quelli interessati a questa nuova tecnologia, hanno completato il training, per cui presto saremo pronti per iniziare altri nuovi progetti di ricerca. E grazie a questo, tra poco partiremo con un progetto che riguarderà principalmente le neoplasie ematologiche, ed in particolare le leucemie acute mieloidi. Nel dettaglio ci piacerebbe capire quelli che sono i meccanismi che una cellula staminale leucemica può mettere in atto per poter bypassare il problema, se così lo possiamo definire, della produzione di radicali liberi, per poter continuare nella sua ciclo cellulare, nella sua proliferazione, cosa che non avviene invece nelle cellule staminali normali, in quanto i radicali liberi causano danni diretti e indiretti al DNA, alle proteine e sono normalmente incompatibili con il ciclo cellulare stesso. Questo perché è importante? Perché se una cellula staminale leucemica riesce a bypassare, a superare questo problema, può diventare resistente ad una terapia farmacologica, generalmente attuata con chemioterapici, che inducono la produzione di radicali liberi dell'ossigeno ed essere responsabile di ricomparsa, quindi di ricaduta di ricomparsa di malattia. Riuscire a prevenire i meccanismi di ricaduta, quindi di ricomparsa di malattia in pazienti con leucemia acuta mieloide è molto importante, perché non sono pochi i pazienti che ricadono, circa il 50% dei pazienti infatti con leucemia acuta mieloide, soprattutto quelli che sono caratterizzati da alterazioni genetiche, diciamo, più sfavorevoli, vanno incontro a ricaduta. E un'applicazione sicuramente importante di questa nuova strumentazione sarà quella di conoscere meglio le cellule staminali leucemiche che residuano nel paziente, di cui attualmente si conosce veramente poco da un punto di vista genetico.